Sono pienamente d'accordo della tua analisi, perché effettivamente nel primo tempo abbiamo messo poca personalità e questa è una mia colpa, una mia responsabilità, perché oggi oggettivamente ho sbagliato pure la formazione, perché l'ho sbagliato e alla fine mi assumo le mie responsabilità. Episodi che poi hanno un pochettino compromesso la partita, dopo un primo tempo abbastanza blando con degli errori nostri, abbiamo giocato poco la palla, noi in realtà siamo abituati a giocarla, quindi quando facciamo un gioco non nostro andiamo nel pallone, no? Come si suol dire. Sono stati bravi perché l'hanno impostata bene la partita, giocavano in casa. E qualche episodio che ci poteva essere gli è andato pure a favore, ma fa parte del calcio. La vittoria da parte del Nicota è meritatissima, su questo non ci sono dubbi. Il mio rammarico è volevo fare le cose un pochettino diversamente, non ci sono riuscito, quindi mi assumo la piena responsabilità della partita e del risultato. Anche perché strano, tu sei giochi un calcio aggressivo, lo so, però oggi forse un po'. No, non si tratta di quello, si tratta che non c'erano alcune condizioni e ho sbagliato le scelte le ho sbagliate, quindi è ovvio che poi ne risento un po' la squadra, quindi alla fine sono pienamente tranquillo di questo, non sarà un risultato a demoralizzarci, insomma. Noi di solito giochiamo sempre così, noi giochiamo la palla dal portiere, noi la nostra squadra gioca dal portiere, cerca di fare gioco sempre e comunque. Oggi più che mai avevamo di fronte una squadra molto organizzata e noi oggi più che mai dovevamo giocare la palla, dovevamo girare la palla. Per poter cercare di creare la superiorità numerica avendo due esterni alti, Valerio Viola e Desiderato, che saltano l'uomo e ci davano la superiorità numerica. Tutte le squadre, dove andiamo, tutte le squadre aspettano la prima classifica, come giusto che sia. Ognuno cerca gloria e dobbiamo lottare con tutti. E questa è la cosa della prima classifica, che deve lottare con tutti. Sta anche tutto a noi, perché se ci alleniamo e la squadra c'è, è giusto che ci facciamo tante soddisfazioni con la nostra squadra, perché siamo un bel gruppo, ci crediamo fino alla fine. Oggi è stata una bellissima partita. Sono pure tiro premiato oggi, vediamo questo premio, vediamo sì, se questo guardiamo premio... un attimino. Ecco, l'abbiamo visto a posto, per diciamo, la fedeltà alla società di Nicota Calcio. Sì, sì, e certamente... dopo anni che ho giocato fuori sono ritornato a giocare per il mio paese, sono contentissimo di dare una mano con i miei compagni, perché è bello vivere queste emozioni tutti insieme e arrivare fino alla fine vittoriosi.